buongiorno a tutti, innanzitutto buon anno, che sia per tutti quanti un anno di maggiore serenità, ma sempre un anno di lotta per il cambiamento. Innanzitutto abbiamo voluto fare questa conferenza stampa, la prima del 2012, sul tema dell'igiene urbana e dei rifiuti, non solo perché è il nostro, diciamo, pallino che ci accompagna da quando abbiamo iniziato a governare, ma perché ci sembrava doveroso, almeno da parte mia, chiarire alcuni aspetti con riferimento ad alcune notizie di stampa che sono circolate e sono state anche rappresentate nei giorni scorsi. Allora, innanzitutto non c'è nessuna rottura, frattura tra il sindaco e il presidente di Asia, tra l'amministrazione comunale e il presidente di Asia. Chiarisco questo perché la prima persona che io ho chiamato quando sono diventato sindaco, per il quale è stato Rafael Rossi, con il quale avevo avuto già modo di collaborare da parlamentare europeo in un progetto anticorruzione che lui aveva elaborato e mi aveva sottoposto. Questa è stata la prima nomina. In secondo luogo voglio dire che noi stiamo sperimentando a Napoli qualcosa che forse qualcuno non si abitua ancora a comprendere, perché effettivamente è qualcosa di innovativo. Cioè, noi non siamo dei politici di mestiere, non siamo dei politicanti e non abbiamo degli stereotipi che qualcuno ci ha insegnato. Cioè, noi siamo una squadra che si muove a seconda delle esigenze. Oggi Tommaso Sodano fa il vice sindaco, domani potrebbe essere più lui che fa un'altra cosa. Questo non significa non fare più il vice sindaco. Lo stesso, no, lo stesso, ovviamente l'unica cosa certa è che il sindaco fa il sindaco per 5 anni. Il resto non significa che gli altri un rapporto di fiducia e sfiducia a giorni alterni, significa che noi stiamo costruendo un nuovo modo di fare politica e soprattutto, e questa per me è una grande sfida anche personale, costruire una classe dirigente. La classe dirigente la si costruisce sul campo e sulle esigenze che di volta in volta ci troviamo di fronte ad affrontare. Rafael Rossi ha cominciato a far parte di questa squadra non solamente in ottica di presidente di Asia. Qualche giorno fa noi siamo stati insieme a lui a Torino a parlare delle esperienze del laboratorio Napoli e Rafael ha portato l'esperienza napoletana a Torino. Quindi Rafael è, penso che lui sia d'accordo, ne abbiamo parlato, io lo considero uno di quelli che fa parte e farà parte del laboratorio Napoli a Napoli come altrove, perché noi abbiamo una ferma intenzione di consolidare soprattutto nel 2012 l'esportazione del modello Napoli come laboratorio politico di come si può fare amministrazione cambiando e come si può rivoluzionare non solo nella campagna elettorale ma soprattutto, e questa è la sfida più grande, governare. Io non mi dilungo sul bilancio perché il bilancio dei primi 6 mesi è un bilancio che ovviamente non solo grazie a Rafael Rossi ma grazie a tutto il Consiglio di Amministrazione che io saluto, a tutti i dirigenti e soprattutto, consentitemelo di dire, al personale, perché secondo me vengono sempre prima di tutto le lavoratrici e i lavoratori e poi vengono i dirigenti e i consigli di amministrazione. Noi abbiamo messo le fondamenta di quella che sarà la nuova casa dell'igiene urbana. Noi abbiamo ereditato Napoli in una situazione drammatica da diversi punti di vista, ma in particolare i rifiuti, 2500 tonnellate. Possiamo dire che da inizi di agosto, salvo una piccola criticità dovuta a uno sciopero, Napoli è pulita in termini di emergenza, salvo ovviamente qualche sofferenza con la quale dobbiamo intervenire. Questo significa che abbiamo messo le fondamenta. Voi chiedete, il sindaco è contento? No, io non sono mai contento. Cioè adesso, dopo aver messo le fondamenta, dobbiamo passare alla rifinitura, all'architettura. Infatti il 2012 si aprirà, lo diranno anche loro dopo, con un aumento forte dello spazzamento, vanno assolutamente migliorati i servizi di prelevamento ai margini delle campane, cioè si deve passare dalla Napoli pulita dai rifiuti, che già lo è, dalla Napoli pulita anche dallo spazzamento e dalle carte.
ma quanto abbiamo fatto con pochissimi soldi? Qualcuno ci chiede, ma tu avevi detto che entro 6 mesi si raggiungeva? Bene, io voglio sapere quante persone avrebbero affrontato l'emergenza rifiuti con un taglio netto di 350 milioni di euro in piena emergenza economico-finanziaria. In realtà questa amministrazione, parliamoci chiaro, se noi non avessimo lavorato, o abbiamo lavorato con unità, con spirito di gruppo, con il Consiglio Comunale, che ringrazio per la presenza, questa città andava in dissesto, andava sicuramente in dissesto, andava in defunto. La situazione era già questa giunta e dopo 350 milioni di euro di tagli questa era la prospettiva. Ebbene, noi abbiamo raggiunto degli obiettivi straordinari. Siamo riusciti a stralciare dal piano rifiuti il termovalorizzatore a Napoli Est. Siamo riusciti a partire con la raccolta differenziata porta a porta, che pure avremmo potuto rinviare a causa della mancanza di fondi da settembre in quartieri strategici. Sono orgoglioso di poter dire che uno dei quartieri dove meglio va il porta a porta è Scampia, dove abbiamo iniziato e siamo sul 70%. In tutti i quartieri in cui si fa il porta a porta siamo su una media del 70%, con picchi che arrivano anche molto oltre il 70%. Siamo passati in appena 3 mesi di porta a porta, da settembre a dicembre, dal 15% al 25%. La nave dell'Olanda, intanto si parlava delle navi, e la nave sta per arrivare e quindi ci consentirà di non essere mai più in emergenza per i prossimi 2 anni. E tutte le altre iniziative che non voglio sottolineare, perché sennò tolgo il tempo anche a Rossi, Sodano e del giudice che illustreranno le varie cose fatte, insomma io sono molto, ma molto soddisfatti. Chiaro, per essere contenti dobbiamo raggiungere quegli obiettivi che ci sono dati. Il 2012 ci saranno obiettivi importanti, il trend dovrà continuare sul porta a porta e da questo punto di vista, non so se lo devo illustrare io, lo illustrate o Mario, lo illustri tu Tommaso dopo, abbiamo un trend già garantito con i fondi che abbiamo, un altro trend garantito con i fondi che abbiamo sbloccato qualche giorno fa in Regione e un altro trend che ovviamente necessita dei fondi del CONAI e del Ministero dell'Ambiente, però non abbiamo motivo di dubitare che ci saranno, perché io penso che quando un ministro ti dà una parola, quella parola fino a prova contraria deve essere quella, poi c'è anche chi se le rimangia, ma noi abbiamo motivo di ritenere che non sia questo il caso del ministro Clini. Quindi poi abbiamo l'anno dell'impiantistica, voglio essere chiaro anche su questo, Napoli non è contrario all'impiantistica, Napoli vuole fare la sua parte, ha fatto 3 siti di trasferenza grazie al lavoro soprattutto dell'azienda Asia, abbiamo puntato sull'impiantistica nella zona di Napoli Est che sia compatibile con l'ambiente, con impianti di gestione anaerobica, impianti di compostaggio. Rafael Rossi illustrò insieme a me ai Colli Aminei quanto qualificato e alto sia il livello del compost prodotto con la raccolta differenziata a Napoli. Stiamo avendo il coinvolgimento di tutti in questo processo. Quindi io credo che la rivoluzione ambientale, grazie a tutti noi, grazie soprattutto alla forte determinazione dell'amministrazione e grazie a Rafael Rossi, sta andando molto bene. Abbiamo ritenuto che in questo momento ci fosse la necessità di utilizzare in modo diverso la squadra e quindi da questo punto di vista ci sarà un cambiamento nella struttura di Asia, ma non cambierà la filosofia di fondo. Tra l'altro Rafael continuerà a collaborare in materia di rifiuti, presiderà tra le varie cose l'Osservatorio Rifiuti 2020, l'ho anche coinvolto, lui non lo sa ancora, ma io ho lavorato e non ho voluto disturbare i miei collaboratori, una struttura che stiamo creando di contrasto alla corruzione all'interno del Comune di Napoli e comunque sarà sicuramente, farà parte del management e della dirigenza che si occuperà di una struttura particolarmente importante all'interno dell'azienda, delle società che fanno riferimento alle società in house del Comune di Napoli. Quindi da questo punto di vista io mi auguro che ci sia un rilancio e soprattutto voglio dire un'ultima cosa a cui tengo molto, che il 2012 si apra con un coinvolgimento forte di tutti i lavoratori del comparto dell'igiene urbana nel rilancio della città. Cioè i risultati migliori sono sempre venuti quando la cittadinanza e i dipendenti ci hanno creduto. Quindi da questo punto di vista io affido soprattutto come impegno importante al CDA di Asia quello di stabilire relazioni sindacali importanti e relazioni importanti con il personale, perché è venuto il momento di fare il definitivo giro di boa che abbiamo fatto a metà, dalle fondamenta alla rifinitura.
alla fine del 2012 noi potremmo poter dire che il nostro percorso si è concluso e che abbiamo, diciamo, siamo entrati finalmente nell'ordinarietà.